Questa prima serata vuole proprio muoversi attorno a quel dialogo intenso e misterioso che avviene tra Gesù e Pilato e che si concretizza in questa grande domanda che Pilato fa a Gesù: che cos'è la verità? Vi leggo il Vangelo. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore non te lo avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole di Gesù che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa». È un Vangelo molto conosciuto, lo sentiamo ogni Venerdì Santo, ma ci mette davanti a una situazione molto, molto al limite. Noi abbiamo, attraverso le testimonianze storiche, un'idea di Pilato che è molto diversa da quella dell'uomo che vediamo in questa pagina. Pilato era un uomo che andava per le spicce, un uomo sanguinario, era uno che non ci metteva molto a chiudere le cose nel modo più breve. E leggendo questa pagina mi viene da pensare che doveva essere di buon umore quel giorno, perché a tutti gli effetti si trova davanti della gente che pretende da lui che faccia quello che loro non vogliono fare ma che hanno già deciso di fare. Questi arrivano e lui dice: «Che cosa portate, che accusa portate per quest'uomo?» E quelli non gli rispondono, gli dicono: «Se non fosse un malfattore non te l'avremmo portato». La sfacciataggine enorme. E quando dice «giudicatelo voi», dice: «La nostra legge non ci permette di condannare a morte, siamo pronti». È già tutto deciso, non è che si mettono in campo dei giochetti per dire: «Ma sì, vediamo se si riesce, se riusciamo a convincere». No, gli dicono semplicemente: «Questo qua deve essere messo a morte e noi non possiamo farlo per la nostra legge, devi farlo tu». Beh, come inizio di dialogo è abbastanza spinto. Quando poi arriviamo al dialogo con Gesù, ci rendiamo conto che alla stessa maniera Gesù comincia a non rispondere all'inizio. Poi però, e credo che sia abbastanza raro nel Vangelo di Giovanni, invece comincia poi a rispondere a Pilato. Gli risponde: «Sono re». Gli risponde: «Sono venuto a portare, a essere testimone della verità. Sono colui attraverso il quale la verità si realizza, perché chi è dalla verità, dice, ascolta la mia parola, ascolta la mia voce». Quindi il dialogo, il secondo dialogo, quello che si inscena tra Gesù e Pilato, è di tutt'altro genere.
È un dialogo che è giocato su alcune parole, parole sensibili per un uomo come Pilato, per un romano, per un uomo che anche doveva avere una qualche cultura filosofica. E le domande e le parole sensibili quali sono? Sei re? È la domanda politica, perché lui si deve interessare che questo qua non voglia fare qualche cosa contro al suo datore di lavoro, quindi contro all'imperatore. E la seconda è la verità. Se sulla prima abbiamo già sentito tante volte, sulla seconda è sulla seconda domanda. Come si pone Pilato? Pilato dice: che cos'è la verità? E poi cosa fa? Esce di nuovo. Non aspetta che Gesù gli risponda. Non si aspetta una risposta da Gesù. Ma non si aspetta una risposta da Gesù anche perché davanti a questo dialogo sa cosa dire. Non trova in lui nessuna colpa. Ma la domanda continua a esserci. Perché Pilato la fa. Che cos'è la verità? Chi racconta la verità? Chi la racconta? In questo brano a raccontarla sono almeno due. Uno, il gruppo dei giudei. Secondo, è Gesù. Il gruppo dei giudei non usa molte parole, ma dice la sua verità assoluta. È un malfattore, deve essere messo a morte. Come sempre, come accade sempre, la verità viene raccontata da chi urla di più, oppure, meglio, la verità sembra che sia nelle mani di chi urla di più, di chi alza di più la voce. E infatti questi urlano. Guardate, questo è Duccio da Boninsegna. Nel riquadro superiore c'è Gesù davanti a Pilato e in quello inferiore c'è Gesù davanti a Erode. Fa parte della parte retrostante della maestà di Duccio. Quello che vi invito a guardare di questo dipinto è la netta divisione che esiste tra i gruppi. Come dice il Vangelo, i giudei stanno fuori, sono fuori dal pretorio. Pilato è dentro il pretorio. E che cosa sta succedendo? Sta succedendo che gli unici che parlano sono da un lato i giudei e dall'altro Pilato. I giudei, vedete che stanno parlando tra loro, si capisce che parlano tra loro, muovono le mani, si guardano negli occhi. Ma anche Pilato sta parlando. E Pilato parla perché, e qui vi dico una piccola furbizia per leggere un'opera d'arte, Pilato sta parlando perché il pittore lo raffigura mentre fa un gesto che è questo, che è il gesto del parlare, il gesto chiamato della ad locutio. E quindi quando un pittore che non può mettere il fumetto, oppure che non può far parlare i suoi dipinti, vuole dire questa persona sta parlando, in genere la mette con una mano in questo modo, come per dire guarda che in questo momento il mio personaggio sta parlando. Quindi Pilato sta parlando. Noi siamo esattamente in questo dipinto vedendo come Duccio ha trasformato in immagini il Vangelo che abbiamo appena sentito. Quelli di fuori si vede, stanno confabulando in maniera molto forte, stanno parlando in modo deciso, sono quelli che alzano di più la voce. Dentro c'è Gesù in silenzio e c'è Pilato che parla.
Sarebbe molto bello pensare o immaginare che quel momento nel quale Pilato parla sia il momento nel quale chiede a Gesù che cos'è la verità. Però vi ho detto, esterno-interno, non è soltanto un luogo, è anche qualcosa di più forte. Quando si è all'interno si parla a bassa voce, quando si è all'esterno si può anche urlare, anzi si urla, spesso si urla. E chi urla di più sembra che abbia in mano la verità. E anche qui noi la vediamo, ce l'hanno in mano loro. Pilato chiede che cos'è la verità, ma d'altro canto loro sanno già che la verità ce l'hanno loro, perché urlano di più. E andando avanti, questo è Pietro Lorenzetti, si vede come gli artisti hanno cercato di rendere più forte questo sentimento, il sentimento di quello che grida di più. E infatti vedete che qui, per tutti i giudei, c'è un rappresentante, solo un signore, questo con la tunica lunga vicino ai soldati, che però ha invaso il luogo, ha invaso il pretorio. E quindi in qualche modo sta intervenendo in quello che è il dialogo silenzioso tra Gesù e Pilato. Lo vediamo ancora di più qui, Beato Angelico, armadio degli argenti, dove, se voi guardate bene, Gesù è sempre in mezzo, ma Pilato è circondato. È circondato da gente che parla. Vedete, quello più a destra ha la mano alzata, quindi sta parlando, un altro tiene in mano un rotolo, quindi anche lì è un modo per dire sta parlando, il terzo addirittura sta contando sulle dita per enumerare quelli che sono i delitti. Vedete, Pilato è via via sempre di più assalito da questi che dicono la verità e Gesù tace, Gesù non parla. La traduzione di questo effetto del Vangelo con Pilato che dice che cos'è la verità e esce, viene tradotto dagli artisti sempre di più con questo isolamento di Gesù, cioè Gesù che non parla. Gli altri sono già tutti fuori, i protagonisti sono già tutti fuori. E lo vediamo anche qui, ancora di più in questo libro d'ore del 400, dove addirittura la calca sta andando addosso a Gesù. E Pilato quasi non ha più intimità con Gesù, perché è tutto invaso da quelli che urlano. Lo vediamo anche qui, Dürer, piccola passione questa. Ancora una volta vi voglio far notare, vedete come Gesù continua ad essere isolato, in mezzo ma isolato. E intorno tutti gli altri stanno in maniera esasperante gridando a Pilato, stanno raccontando a Pilato la loro verità. Qui abbiamo Gesù e gli altri. Siamo partiti con Gesù, Pilato e i giudei e adesso abbiamo Gesù e gli altri. Questa invasione che ci fanno vedere questi dipinti, anche quest'altra meravigliosa incisione di Dürer, questa è la Passione Grande. Addirittura qui Pilato non è più nemmeno sul trono, è messo all'altezza degli altri e sta disputando con loro e Gesù rimane in mezzo, in piedi, da solo, a rispondere alla domanda che cos'è la verità. Ma gli altri sono fuori. Lo vediamo infine in questo dipinto che è molto, molto popolare, ma anche qui, se vedete, l'aggressione diventa sempre più forte, sempre più ricca di pathos. Il Cristo è circondato come se volessero soffocarlo da subito, volessero soffocare la sua presenza e soffocare la sua voce. Chi viene dalla verità ascolta la mia voce, dice a Pilato prima. E poi arriviamo a quello che forse è il più sublime
dei dipinti che vi volevo mettere per questa prima parte, che è il Cristo davanti a Pilato di Pontormo. Si trova alla Certosa del Galluzzo ed è purtroppo un dipinto molto rovinato. Però qui Pontormo genialmente riesce a compiere un po' il gioco che avevano già cominciato a fare gli altri. Tutti circondano Gesù, ha messo anche i due soldati di spalle a noi, in maniera che Gesù sia proprio circondato, sia all'interno di un cerchio. E tutti fanno chiasso. Guardate come parlano, urlano, parlano tra loro, ce n'è uno con le braccia alzate, ci sono i soldati che confabulano tra loro, uno che indica Gesù a Pilato, eppure, e questa è la cosa bellissima di questo dipinto, ma che è in qualche modo ricorrente in tutti i dipinti che avete visto, è il fatto che gli unici due che continuano a guardarsi sono Pilato e Gesù. Sono sempre loro due. E qui Pilato sta parlando ancora. Vedete che ha la mano alzata così. Gesù è fermo, ma gli unici che continuano a guardarsi sono loro due. Il dialogo è cominciato. È un dialogo che sembra non prendere il volo. Perché quando Pilato chiede, non aspetta risposta. Perché non aspetta risposta? Ve lo dirò dopo. Non aspetta la risposta, ma lo sentiamo nel prosieguo del Vangelo. Dice, uscì e disse, non trovo in lui nessuna colpa. Perché non trova nessuna colpa in Gesù? È così perspicace Pilato? Alla fine, ammazzarne uno di più o ammazzarne uno di meno non era una gran cosa. Non avevano, come si può dire, l'animo gentile che abbiamo noi oggi, no? Siamo tutti molto più gentili. Poteva anche dire, va bene, uno più, uno meno. E invece no. C'è questo momento di passaggio che consuma il dialogo. Quando Gesù dice, quando Pilato dice, io non trovo in lui nessuna colpa, si è già fatto un'idea, non tanto teologica e neanche filosofica, semplicemente si è fatto l'idea che questi, quelli che urlano, non stanno dicendo la verità, anche se urlano, anche se lo assediano, anche se lo aggrediscono, loro non dicono la verità. Però andiamo faccia a faccia con la verità. Proviamo a guardare qualcos'altro. Il dialogo di Gesù con Pilato avviene in una sfera estremamente silenziosa, privato. Giovanni ci dà l'impressione che i due siano da soli, che si sia creata una intimità tra i due tale che uno può chiedere all'altro una delle cose più difficili da dire. Che cos'è la verità? E allora, oltre a quelli che urlano, ci sono anche delle opere che invece ci mettono davanti a quel momento particolare. Questo è, l'ho scelto non tanto perché sia un dipinto bellissimo, un buon dipinto, ma perché è molto interessante per la prospettiva che mette. Perché se voi ci pensate, in questo dipinto mancano tutti quelli che gridano, vero? Ma c'è anche un'altra cosa, mette noi al posto di quelli che gridano, perché siamo lì noi vicini a Pilato, siamo pronti,
Siamo pronti a dire quello che dobbiamo dire. Siamo pronti a dire la nostra verità. Siamo pronti a metterci davanti a quello che non parla. Certo, il dialogo tra i due è una cosa molto difficile da mettere in scena per un pittore, perché fa parte di quelle cose che più che un gesto sono un concetto. Se io devo dipingere una scena del Vangelo, qualsiasi, andrò sempre a scegliere, o mi faranno dipingere, scene che parlano di qualcosa che è successo, e nel qualcosa che è successo magari c'è anche una parola difficile. È fare un dipinto, un'opera d'arte nella quale si cerca di esprimere un concetto. E qui è il caso, qui è il momento. E infatti gli artisti non si sono molto non sono molto entrati in questo particolare, perché diventa proprio un istante che va a colpire qualche cosa di più del semplice vedere qualcosa che è successo. E arrivare al punto così intimo nel quale un uomo d'armi, infarinato di un po' di filosofia, riesce a dire a quello che ha davanti, del quale non ha stima, non pensate che Pilato avesse chissà quale afflato nei confronti di Gesù, non lo conosceva nemmeno. Questo qui perde tempo chiedendo, non lo so se in modo sarcastico o chissà come, dice, che cos'è la verità. Vedete, questo dialogo diventa sempre più forte quando noi vediamo come i due vengono messi uno di fronte all'altro. Adesso qui Romanino, nel Duomo di Cremona, vedete che fondamentalmente in questo caso, rispetto a quello che abbiamo visto prima, la concentrazione va sempre di più sui due protagonisti, sui due personaggi principali, Pilato e Gesù. E dei due quello che è in maggioranza è Pilato. Vedete che sta sempre in piedi, oppure sta sui gradini, oppure sta sul trono. Gesù è in minoranza. Però il dialogo c'è. Questo è un dipinto di un artista americano degli anni 40 e si vede che è diverso proprio anche il modo di concepire la scena, una scena molto più, possiamo dire, umanizzata, molto più realistica, no? Non sono sicuro che sia realistica, però un po' più secondo un sentimento che è più vicino alla nostra modernità. E qui c'è questo Pilato pensoso davanti a Gesù che è lì sempre in piedi. Lui è sempre in piedi, un motivo ci sarà per cui è sempre in piedi. Lui è pensoso. E qui forse perché è più vicino alla nostra epoca, è più vicino al nostro modo di concepire, di pensare, l'idea di un Pilato che sta a riflettere su che cos'è la verità invece di uscire subito, un po' ci conquista. Ma il dipinto che più di tutti indica il dialogo e che indica il punto perfetto nel quale si compie la domanda ma si realizza anche la risposta è questo dipinto di Stomer, che raffigura per l'appunto Gesù e Pilato. Un dipinto straordinario anche perché è completamente fuori dalle categorie che noi abbiamo rispetto un po' le opere che vengono realizzate parlando di questo Vangelo. E io credo che
Qui questo artista si è riuscito a risolvere il problema. Vedete, no, Gesù è ormai con, come fosse già Lecce-Homo, quindi con la tunica rossa, con la corona di spine, con la canna, ma è solo con Pilato. E c'è questa luce debole di questa lucerna che dovrebbe illuminare tutto. Al contrario, non è la lucerna che illumina tutto. A illuminare tutto è Gesù. L'artista utilizza un espediente artistico bello per quell'epoca, di ricerca, ma in verità tira fuori quello che è l'elemento cardine e la risposta alla domanda: che cos'è la verità? A me le frasi fatte, le frasi risolte piacciono sempre di meno, perché alla fine dicono tutto e dicono niente, no? È chiaro, scontato, che cos'è la verità? Gesù è la verità, io sono la via, la verità e la vita. Le sapete tutti? La so anch'io. Ora, io penso che la risposta a che cos'è la verità in questo contesto non sia una risposta di una formula, sia la risposta di una suggestione. In fondo la verità è riuscire a intuire quella luce che non ti fa restare al buio. Sì? In fondo la verità è quella luce che non ti fa rimanere al buio. Per quello dice: chi fa la verità ascolta la mia voce. Noi abbiamo, provate a pensare, noi quando siamo al buio o cerchiamo una luce o cerchiamo qualcuno che ci parla per riuscire a orientarci, no? Sono due suggestioni molto simili. Chi fa la verità ascolta la mia voce. La verità è quella luce che non ti lascia al buio. Con questo io ho detto tutto e non ho detto niente, perché in fondo non vi ho detto che cos'è la verità. Potrei dirvi: Gesù è la verità. Potrei dirvi: Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. Gesù ha detto io sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Ok? E tutto questo, tutte queste frasi bellissime, teologiche, che sappiamo, alla fine dove arrivano? Dove arrivano dentro di noi se non riusciamo a far capire alla nostra testa, al nostro cuore, alla nostra pancia, quel che volete voi, che quel Gesù è la luce che non mi lascia mai al buio? È tutta lì la cosa. Io non trovo in lui nessuna colpa. Vuol dire, chi finge di dire la verità sta al buio. Sta al buio. Non ci sono alternative. Ecco, io vi lascerei con questo meraviglioso dipinto, che per me è stato il punto focale attorno al quale poi ho lavorato su questa meditazione. E mi piace lasciarvi proprio senza avervi lasciato niente. Cioè non potrete portare a casa delle verità, delle frasi di conforto di verità, ma solo una suggestione. È un po' il rischio di quelli come me che studiano storia dell'arte e che si abituano a ragionare più con le immagini che con le parole. Ma pensateci, è quella luce che non ti lascia mai al buio.